Allora, oggi faremo un set menu, quindi un pranzo completo e con le cose basilari, quindi il riso, la zuppa di miso, il salmone teriyaki e gli spinaci. Quindi abbiamo veramente tutto quanto completo. Allora, io qui ho già preparato tutti quanti gli ingredienti. La prima cosa che andiamo a fare è andiamo a mettere a mollo l'alga, perché così nel frattempo, diciamo, si ammorbidisce e l'acqua prende tutto il sapore. Quella che si vede sopra, questa polverina non andrebbe tolta molto perché è quella che dà l'umami, quindi il sapore poi al brodo. Quindi prendiamo una ciotola e la mettiamo a mollo. Il secondo passaggio sarà quello del riso. Il riso è un tipo particolare di chicco giapponese, un pochino più piccolo rispetto al solito, ma è ricco di amido. E qui ci sono 2 cappe e mezzo e quindi si useranno poi 2 cappe e mezzo di acqua per poterlo cuocere. E il mio consiglio è di prendere un recipiente che sia sempre lo stesso con cui cucinate, di modo che avete sempre tutte le dosi fatte uguali. Allora, il riso va sciacquato abbondantemente proprio perché è ricco di amido. Lo mettiamo in una ciotola. Va fatto un movimento per pulire proprio il chicco da quello che poi è l'amido che dà se no fastidio. Questa operazione richiede un pochino di tempo, però il risultato è molto buono. Quindi bisogna avere pazienza e farlo con l'acqua fredda. Quindi, come vedete, l'acqua che fuoriesce è proprio come latte. Dobbiamo ripetere questo passaggio finché non la troviamo quasi trasparente. Allora, come vedete, l'acqua comincia a essere un pochino più trasparente. Significa che altri 2 o 3 lavaggi potrebbero essere sufficienti. Per chi vive a Roma o in località dove il calcare è molto presente, consiglio sempre di utilizzare dell'acqua tipo la lievissima per poter fare gli ultimi risciacqui o comunque sia anche per cuocere il riso, questo per non appesantirlo di calcare. Quindi diciamo ne giova poi sia il colore che il sapore. Allora, in questo caso vado ad eliminare tutta l'acqua del rubinetto per poi risciacquarla con l'acqua di bottiglia. Io l'ho già preparata qui. A questo punto possiamo cominciare a scolare il nostro riso. Ci sono diverse tecniche, c'è chi dice di lasciarlo a mollo, chi dice di asciugarlo. Io ho seguito la prima che mi è stata insegnata, quindi in genere lo faccio prima asciugare e poi comunque sia lo lascio un pochino a mollo nell'acqua che sarà poi quella di cottura per poterlo reidratare, quindi il chicco diventa reidratato. Un quarto d'ora, 20 minuti sono sufficienti. Quindi lo mettiamo comunque sia a scolare tenendolo in un colino ben areato, di modo che così non si formi tutta quanta l'acqua alla base. A questo punto, come vedete, il chicco è abbastanza separato e asciutto e lo prepariamo per la cottura. Ci sono 2 metodi co di cottura, o con il cuociriso giapponese e altrimenti con una pentola normale. Vi spiego subito quello della pentola normale di casa. L'ideale sarebbe una pentola antiaderente e con un coperchio comunque sia in vetro, proprio per poter seguire la cottura, la cosa più difficile e che vedrete che impiegherete 1, 2 o 3 volte a capire con la vostra pentola di casa qual è il tempo, l'intensità della fiamma che dovrete usare per cuocerlo al meglio. Allora, come abbiamo detto prima, questi qui sono 2 cappe e mezzo di riso. Potreste prendere anche il vasetto dello yogurt, un pochino come la ricetta della torta dello yogurt. L'essenziale è che le proporzioni siano sempre le stesse. Quindi noi abbiamo 2 cappe e mezzo di riso e lo andiamo a mettere nella pentola con 2 cappe e mezzo di acqua, quindi va coperto leggermente di più se vedete che il tappo non è proprio ermetico e che quindi potrebbe perdere un pochino più di vapore. Una volta messo il riso e messa l'acqua del coperchio sul fuoco, si accende a una temperatura alta, fiamma viva. E non appena però vedete appunto dal coperchio trasparente, quindi che l'acqua comincia a bollire, dovrete abbassare al minimo.
Da quel momento in poi ci vorranno circa 15 minuti, dico circa perché la pentola potrebbe avere un fondo più alto, più basso, la fiamma su cui l'avete messo potrebbe essere più grande, più piccola, quindi l'intensità cambia ed ecco perché vi ho detto che più o meno ci vorranno 2 o 3 volte purtroppo per regolarvi sulla giusta cottura del riso. Con il cuociriso è tutto molto più semplice perché noi andremo a mettere il riso, l'acqua, attaccheremo la spina e fa tutto quanto lui. Una volta sistemato il nostro riso, andremo ad aggiungere l'acqua. Allora, a questo punto dovremo regolare un attimino e vedere anche cosa ci suggerisce il nostro cuociriso. Un pochino di più vi conviene sempre aggiungerla, in quanto il coperchio non sarà mai perfettamente, diciamo, a pressione. Ed andiamo poi in cottura. La cosa buona è che poi questo tipo di cuociriso ci mantengono il riso caldo, quindi questo ci consente che se vogliamo utilizzarlo anche un pochino più tardi, abbiamo comunque sia il pranzo pronto senza problemi. Allora, andiamo ad aprire il nostro cuociriso e facciamo un pochino questo lavoro. Come vedete è un riso molto bianco e molto soffice. Quando lo mettiamo nella ciotola, al contrario di quello che uno penserebbe, dobbiamo fare attenzione a non schiacciarlo, ma al contrario di allargare i vari chicchi, quindi per dare un effetto proprio quasi spumoso. La preparazione del riso da sushi è leggermente diversa e il chicco deve essere un pochino più duro, quindi la morbidezza che vedete in questo riso potrebbe essere un po' troppa per il sushi, quindi ci sono a seconda delle ricette delle cotture diverse. L'essenziale è che il riso resti sempre con un chicco staccato dall'altro, perché altrimenti significa che è troppo cremoso. Il riso non deve essere assolutamente, deve essere morbido, ma non deve essere cremoso, quindi bisogna fare attenzione a questo. Allora, a questo punto possiamo cominciare a cuocere gli spinaci. L'ideale sarebbe utilizzare uno spinacino, un qualcosa di molto piccolo e leggero, non gli spinaci, quelli grossi che abbiamo in Italia. Oggi ho trovato questo che era quello che più assomiglia e si avvicina all'idea dello spinacino. È una bieta, andiamo a bollirla solo per 30 secondi, di modo che resti comunque sia croccante. Una volta che l'abbiamo bollita, la mettiamo nell'acqua ghiacciata. Allora, adesso sta bollendo, quindi andremo a metterli dalla parte che ha più bisogno di cottura. Poi li facciamo calare e mettiamo i nostri 30 secondi. E da qui li passiamo subito nell'acqua con il ghiaccio, che consente così di fermare la cottura e mantenere un colore bello vivo della verdura. Ora è il tempo che si raffreddano e andiamo a scolarli. Allora, se non avete la possibilità del ghiaccio, potete tranquillamente metterli sotto l'acqua, quindi con un getto di acqua fresca, di modo che si va comunque sia a raffreddare la verdura. Li strizziamo con le mani e facciamo uscire tutta l'acqua che poi è in eccesso. Dopodiché li mettiamo comunque sia in un colino, quindi se ci fosse ulteriore acqua la andiamo poi a perdere nel lavandino e lasciamo riposare un pochino qui. Allora, in questo recipiente ho messo quello che sarà poi il condimento per gli spinaci. E, quindi ci vuole 1,5 di salsa di soia, un cucchiaino e mezzo di salsa di soia, o comunque sia un qualunque altro recipiente sempre rapportato con le stesse dosi, quindi 1,5, mezzo di mirin, mezzo di sake e uno di zucchero. In una pentola facciamo tostare un pochino di sesamo e non appena comincia a tostarsi e quindi sentire qualche chicco di sesamo che scoppia, abbiamo finito. A questo punto lo trasferiamo in una ciotolina dove poterlo poi schiacciare, di modo che esca fuori tutta quanta la fragranza. E già da qui si sente proprio il profumo di sesamo. Buono. Alcuni semi li lasciamo interi, anche per sentire proprio la consistenza sotto i denti. Quindi, una volta che abbiamo ottenuto questo risultato, possiamo aggiungere pian piano il composto di prima. Poi questo qui, anche a seconda diciamo, del nostro gusto, quanto ci piace dolce,
o più salato, quindi qualunque ricetta si può poi comunque sia aggiustare. Ad esempio questa consistenza già potrebbe andare bene. Allora, ci sono due modi di poterlo servire. O prendiamo tutte le nostre verdure, le mettiamo bene allineate. E avendole strizzate comunque sia, sono abbastanza unite e andiamo a fare dei tagli in modo da avere proprio un cubotto dove poter poi mettere sopra un pochino di salsa. Altrimenti, alla possiamo andarla a tagliare un pochino per non lasciarlo troppo lungo e questo qui lo andiamo poi a mischiare con un pochino della nostra salsa. Questo si può mantenere tranquillamente in frigorifero anche per un paio di giorni. Altrimenti, un altro modo, sempre ristrizzandolo, possiamo tranquillamente formare un cubotto che può essere servito sia in questo modo che in questo. Questo qui poi basta aggiungerci un pochino di salsa sopra. Lo aspetto così si insaporisce, poi andiamo a fare tutto insieme. Adesso andremo a preparare la zuppa di miso e ne facciamo una di brodo vegetale, quindi completamente, e quindi è idonea sia per i vegetariani che, mi hanno detto, anche per i vegani, quindi è proprio per tutti. Abbiamo messo a mollo l'alga kombu, prendiamo l'acqua. Il brodo si potrebbe anche fare bollendo l'alga kombu, soltanto che bisogna fare attenzione a levarla dopo 3 minuti e non farla bollire troppo forte, altrimenti potrebbe diventare un pochino troppo amara. Allora, una volta che abbiamo messo l'acqua, prepariamo gli altri ingredienti. Qui c'è l'alga wakame, la facciamo reidratare e abbiamo la miso. Questa è una miso di soia, miso bianca, ed è quella più delicata. Per quanto riguarda l'intensità della miso, io in genere mi regolo con un mestolino a persona. Se vogliamo regolarci con il cucchiaio, per farvi vedere più o meno quant'è, eccola qui. Anche questo però varia da persona a persona. Ad esempio, a me piace molto saporita, a mio marito piace un pochino più leggera. Quindi vi consiglio sempre di cominciare con una dose più bassa per poter poi creare un'intensità maggiore aggiungendola man mano. Ora, per evitare che ci siano dei grumi, vi consiglio di prendere un colino per poter poi sciogliere la miso nell'acqua. È meglio sempre abbassare la temperatura dell'acqua per evitare che la miso possa bollire e quindi perdere il suo sapore. Quindi quando avrete sciolto la miso, per essere sicuri del sapore, vi consiglio sempre di assaggiarne un pochino. Sì. A questo punto possiamo anche spengerla. A chi piace, e fa anche molto bene, si può aggiungere del tofu alla miso. Quindi basta prenderne una fettina e ne servirà veramente poco. Quindi noi andiamo a mettere 4 pezzettini di tofu e le alghe, che a questo punto, come vedete, si sono ben reidratate. Nel frattempo mi preparo anche un pochino di cipollotto da poter mettere nella miso. L'ideale sarebbe tagliarlo il più sottile possibile. Se vi piace un pochino di colore, potete anche tagliarlo nella parte che è leggermente più verde. Per chi ha problemi con la cipolla, può comunque sia condirlo con l'erba cipollina, che rimane ancora più delicato e quindi può avere comunque sia un retrogusto molto buono, ma anche leggero da digerire. Qui abbiamo la nostra miso, quindi l'andiamo a versare. Ovviamente se andiamo a utilizzare un tofu che esce direttamente dal frigo, dobbiamo fare attenzione perché va a raffreddare la zuppa di miso. Ecco perché è importante tirarlo fuori un pochino prima, altrimenti rischiamo che la zuppa è bollente, però poi si raffreddi in 3 secondi. Farò un misto, quindi di verde e bianco, così accontentiamo tutti i gusti, abbiamo più colore nel piatto. Allora, questa potrebbe essere la porzione ideale per un pranzo. Il salmone si lascia con la pelle. La parte centrale che trovate è un pochino dura, la sentite proprio al tatto, quindi se la tagliate è meglio.
Ci sono diversi modi di preparare il salmone teriyaki, sia per quanto riguarda la cottura che per la salsa. Io adesso farò una salsa molto leggera e veloce, altrimenti si possono trovare in commercio anche delle salse teriyaki già pronte. Quindi poi anche lì la vostra salsa la potrete un pochino adattare ai vostri gusti. Più soia, meno zucchero, meno soia, più zucchero. Quindi questo qui dipenderà solamente da voi. Anche per la cottura del salmone al giorno d'oggi vengono utilizzati anche il burro e la farina, che sicuramente lo rendono squisito, buonissimo. Però è anche vero che può appesantire un pochino di più e chi ha allergia ad esempio al lattosio non può prenderlo. Io lo farò nel modo più semplice possibile e verrà comunque sia molto saporito. Prima cosa andiamo a creare la salsa, quindi in un pentolino andiamo a versare un cup di salsa di soia, mezzo di sake, mezzo di mirin e uno di zucchero. Quindi non appena inizia a scaldarsi andremo ad aggiungere lo zucchero e lo facciamo sciogliere. Ci sono diversi tipi di salsa teriyaki, più o meno densa. Io utilizzo sempre quella liquida perché comunque sia poi durante la cottura tende già a caramellarsi. Se utilizzassi una densa, sicuramente andrebbe a caramellarsi quasi immediatamente e quindi a bruciarsi in padella. Quindi si può utilizzare, ma verso la fine della ricetta o comunque sia magari per utilizzarla come salsa esterna. Quindi adesso è il tempo che evapora l'alcol e si scioglie lo zucchero e possiamo spengere la nostra salsa. Allora, scaldiamo la padella. Possiamo ungerlo a casa anche con un pezzettino di Scottex, giusto per diciamo oliare un pochino la padella. Ok, quando comincia a scaldarsi la padella possiamo mettere il salmone e cominceremo dalla parte della pelle. Per i più golosi che vogliono un salmone che sia comunque sia molto saporito, possono sciogliere un pochino di burro nella padella. Possono infarinare il salmone che in questo modo, mettendolo nel burro, va a diventare un pochino croccantino e quindi la farina tende a mantenere all'interno quelle che sono tutti quanti i sapori e tutti quanti i valori nutrizionali che ci sono nel pesce. Una volta che si è dorato, si mette in un piattino, si fa scaldare la salsa e a quel punto si riaggiunge il salmone nella salsa. Ecco, per chi non vuole mettere assolutamente nessun tipo di grasso e vuole un qualcosa di molto morbido e quindi può aggiungere giusto un pochino di acqua. E una volta che è, diciamo, in padella può mettere il coperchio. In questo modo si crea quasi una cottura a vapore e rimane veramente molto soffice all'interno. A questo punto possiamo cominciare ad aggiungere la salsa. Come vedete, essendoci molto zucchero in questa salsa, si va a caramellare subito. Se fosse stata densa, si sarebbe bruciata all'istante. Alzo la padella proprio perché così si finisce di caramellare senza però continuare a bruciarsi. Quindi il calore della padella continua a lavorare, però pian piano diminuendo la temperatura si riesce ad ottenere questa cremosità e questa glassatura che non va a rovinare la salsa. Allora, da accompagnare con il salmone dietro potremo mettere un pochino di insalata. Ne servirà molto poca perché è giusto un accompagnamento. Possiamo utilizzare anche l'iceberg. In Giappone c'è la verza che è molto buona, ma purtroppo quella qualità in Italia non si trova perché è molto più dolce e più tenera. Quindi andremo ad utilizzare l'iceberg che più o meno la riesce a sostituire un pochino. La tagliamo molto molto fina. E andiamo invece a fare una salsa molto buona a base di maionese giapponese, se la riuscite a trovare, altrimenti anche una normalissima maionese va bene. Un pochino di salsa di soia. E a questo potete aggiungere un pochino
di sesamo grattato. Anche in questo caso gli ingredienti possono variare, quindi più maionese, meno salsa di soia o più sesamo, come sicuramente farei io. Questa la mettiamo in un bricchetto di modo che l'insalata resti più croccante possibile fino alla fine. Allora, andiamo a sistemare il nostro salmone e poi mettiamo sopra un altro pochino della salsa che è avanzata. Qui, se volete, potete anche aggiungere qualche chicco di sesamo sopra. Itadakimasu.